Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Allora, buona domenica a tutte e a tutti. Nuovo video, stiamo un po' insieme, diciamo, chiacchieriamo. E niente. Allora, ho spento la TV perché tanto se la guardo mi distraggo, quindi niente. Allora, oggi è domenica, non mi ero neanche accorta che era domenica, pensavo che fosse sabato, ma sabato era ieri, quindi non so dove ho la testa, ma vabbè, perdonatemi. E nulla, praticamente ho deciso di voler fare un bel lungo video, però non so neanche io se riuscirò a fare questo benedetto lungo video, quindi aspettatevi delle belle e anche delle brutte, vediamo un po' cosa riuscirò a fare. Già. E quindi niente, non so se riuscirò a riprendere tutto ciò che faccio oggi perché è veramente una bella impresa. Yeah! E vai, non entra neanche tutta l'inquadratura, le mie braccine. Vabbè. Allora, stavo provando a ritentare di caricare il video, quello che ho fatto l'altro giorno, che sarebbe un mercoledì o un giovedì, sì. Non sono riuscita a caricarlo perché il file è troppo pesante. 1280x1980 pixel. E quindi niente, non sono riuscita a caricarlo, quindi va bene così. Nel senso che se non riesco a caricarlo, o è il computer che non me lo fa caricare perché YouTube non c'entra niente, o è la connessione. Se è la connessione, ahimè, non so cosa fare perché a sto punto penso che sia anche il computer che non carica, ma io non voglio che sia il computer perché io di comprare un altro computer non me la sento. Prima di tutto perché funziona benissimo e secondo me è la connessione che è una schifezza unica. Io adesso non voglio pensare di prendere altre cose che non mi servono. E quindi al momento mi arrangio col telefonino, perché se registro con la fotocamera succede un disastro. Se registro col telefonino si vede non bene, strabene. Quindi vabbè. Strabene non direi perché la telecamera del telefono registra in qualità alta, ma io la abbasso la qualità perché già non carica il video, più la connessione è una schifezza unica. Aspettate un attimo. Ok, vi stavo dicendo che avevo la connessione, ho la connessione che fa veramente pietà, quindi mi devo arrangiare con la connessione che ho. Allora, che operatore ho? Che gestore ho di team? Di team, appunto, ho gestore team. Il mio operatore di team, non lo so se. Non lo so se la connessione va o non va. Comunque, ragazzi, aspettate un attimo. Madonna, quanto sta piovendo. Aspettate un attimo, eh. Allora, ragazzi, voi non lo vedete, ma se ve lo faccio vedere in così, si vede benissimo che sta piovendo proprio in una maniera allucinante. Però non so se si vede bene, sì. Si dovrebbe vedere bene. Sta proprio piovendo, ma sta piovendo proprio in una maniera pazzesca. Come piove. Urcalala. Sta piovendo di brutto proprio. Non so se si sta vedendo, ma sta piovendo in una maniera pazzesca proprio bestiale. Allucinante come sta piovendo, vero oggi? Ragazze. Comunque torniamo alla base che mi. Allora, avete visto come sta piovendo? Quindi forse è quello, il tempo cattivo, forse è brutto tempo che mi sta facendo scordare di caricare il video. Perché da telefono non carica, da computer sì? Vuol dire che il computer sta facendo fatica a elaborare tutti i dati. Sai di quanto, non voi non avete idea di quanto è lungo il video che ho fatto il giovedì, se non erro, perché non ricordo se l'ho fatto il mercoledì o giovedì. Mi sembra che l'ho fatto proprio il mercoledì, ma non mi ricordo bene. Ed l'ho fatto in Full HD, quindi capite bene che in Full HD il video è pesantissimo. Sono 29
minuti più 59 secondi. Voi direte, a chi se lo guardano io così? Se lo guardano chi se lo vuole vedere, non certo obbligo a guardarlo tutto, però se è il caso io lo guardo tutto, io lo guarderei tutto fossi in voi, poi non siete costrette. Aspettate un attimo che voglio curiosare. Allora, un attimo solo. Allora, che vi stavo a dire? Vi stavo a dire che sta piovendo come se non ci fosse un domani oggi, infatti la giornata non è il massimo, però vabbè. Si sa che quando fa queste piogge non si sa mai come va a finire. Comunque, vi stavo dicendo, nel video che ho cancellato, che ho intenzione di lisciarmi i capelli, ma ci rinuncio perché non ho voglia di lisciarli, perché poi mi si diventano tutti una schifezza. Sembro non so cosa, una mummia, per non dircela tutta. Quindi non mi voglio lasciare i capelli, li continuo a curare così come li sto curando. Sì, oggi va bene, non li guardate perché... Vabbè, non dico non li guardate, non voglio dire questo, voglio dire semplicemente che non sanno non riesco a gestirli bene, ho dovuto fare questa pettinatura che appena mi lavo i capelli e il corpo e viceversa, mi rilavo tutti quanti e faccio una bella maschera, non lo so. Volevo fare una maschera insieme a voi, ma poi la vedo. Per, come si può dire? No, la vedo un'impresa ardua a fare il video dove vi faccio vedere la maschera che utilizzo. Quindi vi faccio già vedere che la maschera. Aspettate un attimo. Allora, sta maschera qui ne applico un po' dalle punte. Ma prima di tutto, prima delle punte, passo per di qua, per sopra. Ah, ma hanno un profumo, ragazze, che non vi dico, vedete? Buonissimo. Mi piace anche come il composto, vedete? Ecco qua, già. E mi piace da matti, quindi molto buona. E che dire? Questi sono... Ve l'ho già detto quanti sono? No, non c'è scritto. Ah, 300 ml di prodotto. E sta maschera qui la faccio prima, la metto prima qua a capelli asciutti, perché io preferisco a capelli asciutti. Si può fare volendo anche bagnando i capelli poi mettendo questa, ma io l'ho fatta in primis a capelli asciutti. Lo so che se no è un pasticcio, ma io preferisco farli a capelli asciutti. E poi perché no... Come dire, pettinarla cercando di togliere tutti i nodi e poi risciacquo abbondantemente, come si suol dire, come dice nelle istruzioni, risciacquo abbondantemente sotto la doccia. Poi faccio il balsamo, che il balsamo ce l'ho di là in bagno, mi scoccio andare a prenderlo, ma ragazze, quello dell'Elvive che vi ho fatto vedere nel video di acquisti, che ovviamente a man mano che termino il video e lo pubblico, vi linko o nella scheda o nell'info box il video degli acquisti, così vedrete gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, non di Pink Panda, di sapore profumi. Comunque questa maschera è molto buona, ve la consiglio, l'ho vista anche Juicy World e mi strapiace. E comunque questa maschera fa veramente un effetto di pulizia profonda, estrema, come si dice, rende i capelli meno opachi di quanto non ce l'avessi prima, ovvero sì, i capelli non sono, cioè adesso sono abbastanza opachi, ma quando li lavo, l'opaco come nulla sparisce, quindi rende i capelli morbidi, li districa bene, toglie tutti quanti i nodi. Ovviamente ci vuole un lavoraccio dietro, che non avete idea, perché il mio capello è afro, tendente al crespo, quindi capirete bene la faticaccia che faccio. Ma nel frattempo, almeno, vi dicevo, almeno i capelli miei, quando faccio questa maschera, capelli sciupati e danneggiati. Appunto, da quando ho fatto queste, quando, da quando negli anni passati facevo la maschera, non la maschera, i capelli, non veramente, piastravo i capelli, appunto, i capelli diventavano
inguardabili. Appunto, vi dicevo, sembrava una mummia, non so perché, ma sembrava una cosa inguardabile. Quindi, andando a ripristinare il pH del capello, ho fatto sì che con questa maschera e con altri tipi di maschere che utilizzo ogni tanto, le dico ogni tanto perché così non vado a spendere chissà quanto per i capelli miei, però vabbè, dettagli. E questa qua, capelli sciupati e danneggiati, la piastra e anche il blower, ovvero la crema acida per fare il capello liscio, liscio quanto quello di un vero capello, capello liscio come di natura, perché me li faceva così quella crema liscia. Scusate, quando vediamo ogni tanto quando si arriva mia nonna. Comunque, vi dicevo, questo capello che ho io, mi fa questa crema, capelli belli, abbondanti, morbidi, setosi e meno crespi, e anche toglie le doppie punte. Non so se è la mia impressione di visione, non lo so, se è la mia impressione non so come si dice, spero che mi sono spiegata. Comunque, sì. Se è la mia impressione ottica o meno che il capello diventa più bello, più carino, più lucido, più non molto voluminoso, ma una pena. Comunque questa maschera, scusate, ve la consiglio perché mi piace davvero tanto. Fa il suo lavoro, il suo sporco lavoro, ma lo fa bene. Quindi top, mi piace, anzi ci piace, perché ho visto varie recensioni online, oltre a fare la mia di recensione, che mi è strapiaciuta. Poi, anche il balsamo non è male, quello dell'Alviv l'ho provato, è una formazione buona. Non mi fa molto impazzire, però mi piaciucchia, diciamo la verità. Perché anche il profumo, per come si suol dire, è importante. Se non c'è un profumo, chissà che non è che mi faccia tanto urlare, ah, che bel profumo, no, non impazzisco, ma ve lo faccio piacere, anche perché mi devo lavare in qualche modo il capello per renderlo un po' più decente, mentre fresco, pulito, ordinato e lucido. Ecco tutto. Adesso io vi lascio, ci vediamo dopo perché devo lavare la mia stanzetta, non so cosa farò, però mi devo lavare la mia stanzetta. Mi sa che mia nonna mi ha già spolverato, sì? No, ho spolverato ieri, stamattina, e sì, ho spolverato e ho anche spazzato ieri, e adesso ha rispazzato mia nonna in camera, quindi dovrei lavare la mia camera, va bene, a dopo. Faccio il fatto ambientale, non vengono fermati stranamente gli austriaci del terzo posto come se fossero tiri elettrici. Si danneggiano moltissimo perché divennero la principale arteria verso l'Unione Europea, ogni anno 40 milioni di tonnellate di merci, 4,5 milioni di tir attraversano quella dorsale. Pagano oltre 10 miliardi di interscambio tra Austria e Italia e l'1% di Perché non sarà forse il nuovo tunnel del parco ferroviario non è in grado di sostenere il traffico attuale di merci in gran parte diretta verso la Germania, di cui la necessità di un intervento urgente che coinvolga l'Unione Europea. Chiediamo al governo innanzitutto di ripristinare la legalità, l'accesso attraverso l'Austria serve per raggiungere anche la Germania, che è il nostro principale mercato di esportazione, quindi misure che definirei non di ritorsione ma di convincimento, bloccando i tir austriaci che arrivano in Italia con oltre 1,3 miliardi di prodotti agroalimentari austriaci. Ma soprattutto chiediamo all'Unione Europea di intervenire, l'Austria ha firmato un accordo di libero scambio che non sta rispettando e quindi interverrà per obbligarli a rispettare questa cosa. Un tentativo di coordinare il trasporto merci è già stato avviato dalla Commissione Europea nel 2020, con la creazione di corsie preferenziali per il traffico commerciale e l'armonizzazione delle disposizioni alle frontiere, ma finora non ci sono stati risultati rilevanti. Ecco qui dal Parlamento europeo a Bruxelles, vi raccontiamo la storia di un ragazzo italiano, siciliano di Favara. È una storia straordinaria che hanno scelto appunto il Parlamento europeo per raccontare.
Cina, la Cina ha preso lo spunto per riproporla qui a Regione Europa, è stata raccontata anche in molte altre trasmissioni su Rai Boom. È una storia straordinaria perché testimonia di una delle tante eccellenze italiane, due dell'ingegno, Marco Urso, in arte, è davvero un genio. Pensate, un ragazzo che è diventato un pittore celebrato dai critici in tutto il mondo, sui quali hanno delle valutazioni straordinarie. E perché è fatto eccezionale? Perché Marc Hart, non sa nulla di pittura dal punto di vista scolastico, non ha frequentato accademie, non ha frequentato scuole di pittura, anzi, da bambino era considerato ritardato, in realtà era semplicemente un ragazzo audiovisivo, e poi ha avuto un arresto cardiaco improvviso ed è stato in coma quasi un anno, e nel coma, tanto che vediamo alcuni dei suoi dipinti, nel libro del coma, gli angeli, dice lui, mi hanno detto che dovevo dipingere, in particolare Matteo, il suo angelo protettore. E allora, quando è uscito dal coma, si è messo a dipingere. E lui incontra poi due tra i più grandi collezionisti di arte del mondo ed Europa, sono i marchesi Peringeris siciliani, mecenati, che prendono sotto la loro tutela, e lui comincia a fare mostre, vende quadri, il più grande critico d'arte italiano, il più grande europeo e mondiale, quando ha visto che appunto le sue opere, che lui aveva potuto da questi mecenati siciliani, in sostanza aveva trattato un po' male, insomma. Allora ragazzi, come avete appena visto, ho pulito la mia camera, ovvero l'ho dato una lavata di straccio, per la passata di straccio, e niente, praticamente mi sono messa tra una bella lavata perché mi hanno spazzato, io ho fatto il tutto per poter mettermi lì a registrare, dovevo riprendere mentre stavo lavando per terra, quindi ho dato una bella lavata per terra. E non poco, a breve mi faccio una bella doccina perché ne ho bisogno veramente. Sono un po' stanca, mi sento un po' fiacca oggi, però vabbè, non mi sento abbastanza, un pochettino, un pinciccino di fiacca ce l'ho, un po' senza forze ci sono, però dai, che forse coraggio ce la farò. Comunque ho bisogno di prendermi un po' di relax, che fare una bella doccia e poi ovviamente continuiamo col videoblog, perché questo è un video, diciamo sì, vlog, perché non so se continuo, come si dice, oggi, domani, dopodomani, voglio continuare con il videoblog, ma non so se ce la posso fare, vediamo, sperimentiamo insieme. Devo cancellare alcune foto di mio idolo preferito, perché no, ma forse non lo cancello, vediamo, piuttosto cancello il video della spesa che ho fatto, non su YouTube, dico che ho fatto, ho registrato un video per YouTube, un video solo della spesa, quelli due che ho nella galleria che ho editato, voglio dire, perché ho solo aggiustato l'audio e la luminosità e basta, il resto va bene così. È vero, c'è qualche errorino nel video su la spesa, ma pazienza, non mi interessa avere tante visual, sì, ammetto, vorrei avere più visual, però è difficile, come dite voi, emergere su questa benedetta piattaforma, quindi già che è un po' vecchiotta YouTube, un po' vecchiotto, però mi diverto lo stesso a fare video, è importante divertirsi, non è bello solo pensare alle visual, perché altrimenti si ci va in depressione o qualcos'altro, quindi qualcos'altro, come per dire, perché non ho le visual, perché qui, perché là, no, divertiamoci, dovrò dire come dice la grande Clio Makeup, non pensate solo alle iscritte, alle visual, queste cavolate qui, pensate a, vabbè, non dice proprio così, però io l'ho recepita così, l'ho capita così, quindi è bene sì divertirsi, creare contenuti interessanti o non interessanti, ma è bene sempre farlo per passione, ragazze. Sono d'accordo anche io di questa cosa. Sì, ragazze. È così. Aspettate che mi metto un po' meglio.
Eccomi, allora, vi ho messo un po' meglio perché quello che c'era la testa un po' tagliata, ma vabbè. No, perché non ho un cavalletto per mettere il telefono un po' più alto, ma non mi importa, mi arrangio comunque, non mi voglio lamentare perché non mi interessa lamentarmi, sappiate, mi piace così. E nulla, allora, tra poco mi faccio una doccia e poi continuo a cucinare. Ho già cucinato e devo cucinare qualche altra cosa, ma non ve la faccio vedere perché tanto sono solamente così pasticcetti. Mi devo scaldare un po', mi devo brustolire un po' di pane, ma quello non è che interessa tanto a nessuno. Tanto sapete benissimo come si abbrustolisce un pane, un pezzo di pane grosso così, perché mi piace il pane bello brustolito, che fa bene allo stomaco. Ciao. E già. Ok. Poi, cos'altro dirvi? Allora, nel frattempo, mi sa che mia nonna ha fatto anche la zuppa quatta, se non erro, non mi ricordo più. Sì, mia nonna oggi ha cucinato la zuppa quatta, però la zuppa calabrese. Boh, vabbè. Ha finito di piovere? Sì, è la voglia che ha finito. Meno male che non si è portato quello straccio che stavo... Che stavo guardando la prima, perché sembrava che si voleva portare uno straccio, un telo da cucina che era steso lì, anzi è steso lì perché è ancora steso lì e non se l'ha portato il vento, però la pioggia forte, una pioggia forte allucinante, vabbè, l'avete visto anche prima nella videoclip. Adesso cosa sto facendo? Mi sto guardando un po' di Rai 3. Però mi sa che cambio perché non c'è niente di che. Allora metto 20 23 canale 5, sì. Vediamo un po'. No, non lo alzo perché ragazze, sappiate bene che, non so, magari voi lo sapete, non vorrei che fosse messo il copyright, quindi no. Però ci tengo a dire, mamma mia, che bontà, sto guardando Mela Verde, non so se voi lo capite, l'avete visto però, c'è Mela Verde, aspettate. Allora, non fate caso a questo signore, ma quell'icona che vedete da questa parte, ecco qua, Mela Verde, vedete? Che buono. Quante cose buone fanno a Mela Verde. Sono un po', come si può dire, elaborate da fare, però mi piace troppo. Troppo buono, veramente, sì. Scusate per il disordine che c'è, ma qui in sala si deve ancora mettere a posto e poi è tutto ok. Vedete che cose buone. Questo deve essere succo d'arancia, se non erro. Eh sì. Ho spremuta di limone, non lo so. Comunque, vabbè, nulla. Stavo guardando, infatti, il pompelmo. Buono il pompelmo, mi piace molto. Molto, molto buono, sì. Adoro il pompelmo. Mamma mia, non mi riesci di dirlo. Questa cosa capirete voi quando mi sbaglio. Già, e niente. Oddio, buono. Ah, ci fanno anche i profumini da queste delizie che stanno bevendo. Si fanno anche i profumi, che bello, wow. Eh sì, perché come non so se si può dire, ma penso di sì, che da ogni cosa, ogni pianta, oltre a fare del buon cibo, si possono fare anche varie fragranze olfattive, ovvero profumi, creme e così via. Sì, vabbè, adesso hai scoperto l'acqua calda, l'hai scoperta. No, però è così, ragazze. Adesso aspettate che alzo un po' il volume e poi vi dico. Sì, è così, ragazze. Ci fanno anche i profumini da queste cose buone che hanno appena fatto vedere. Bello, questa cosa dei profumi. Non ve l'ho fatto vedere, però presumo che l'avete capito che dal limone, da un polpelmo, dall'arancia, da ogni tipo di frutto ci fanno
I profumi, vabbè, non so che io non è una novità, però era per dirvi che adoro queste cose. E nulla, ragazzi, adesso vi lascio e ci vediamo dopo, se ci riesco, non lo so neanche io. A dopo. Ho notato che sono appena le 11:54, vabbè. A dopo. Allora, eccomi ragazze, dunque, mi giusto sto col letto, in diretta con voi. Comunque, come profumo mi ho appena fatto la doccia, i capelli sono mezzi sembagnati, ma non molto. Comunque, l'ho già asciuttati, per la maggior parte, e ho messo questa spilletta così, vedete? Questa, che non si vedrà mai, ma vabbè. E poi ho utilizzato questo profumo della Bon Bon Malizia, che mi piace da matti, il primo bacio sarebbe questo Bon Bon Malizia, bellissimo da morire. Poi, abbigliamento outfit da stare in casa, però almeno non sono in pigiama. Nulla, ho utilizzato il balsamo, maschera lo utilizzerò un altro momento, però vi giuro che mi sono lavata e tutto quanto, quindi sono a posto. Che peccato che non c'è un tasto come dicono le altre per sentire gli odori e i profumi. Comunque, vabbè, dettagli. E niente, tra un poco mangio la zuppa calabrese in questa domenica di 24 gennaio. E poi, ovviamente, domani penso che farò altre cose. Ah, domani è vero, mi pare che devo andare. Sì, no, senza mi pare. Devo andare dall'oculista, quindi vabbè, dettagli. Non so neanche se vado all'oculista, però devo andare perché è necessario per gli occhi che ogni tanto vedo e non vedo. Comunque, nulla ragazze, appena posso mi trucco. Il video di 2 giorni non durerà perché dura solo un giorno. È lunghetto questo video, ma ci tengo a caricarlo lo stesso. Comunque ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia più che altro intrattenuto, e perché no, noi ci si becca a un prossimo video. Farò altri video tag, non so quali, però no, tutti quelli che ho visto su YouTube farò, ovviamente. Vi piace questa maglia? Spero di sì, vedete? Aspettate, questa è la mia maglia regalata da mia zia. Già. Se non cadete è meglio. Ok, bene. Il letto è già fatto, pulito stanza e tutto quanto, pulito tutta casa e poi niente, mi sono pulita anche io, come è giusto che sia. Mi sono lavata anche io, voglio dire. E niente, ragazze. Dunque, mi stavo leggendo ieri sera, siccome non avevo sonno, non mi andavo di vedere sempre video su YouTube, sto continuando a leggere questo libro qua. Della Damigella d'Onore, bellissimo libro. Un giorno vi leggerò in diretta, farò un video con questo libro, ovvero leggendovi la trama di questo video, sì, la trama di questo libro. Buonanotte, buonanotte. Comunque questo video qua, questo ancora, questo libro qua, ve lo leggerò perché sono troppo curiosa. Comunque niente, ci vediamo. Intanto le labbra che mi stanno terribilmente seccando, comunque vabbè, no comment. E noi ci si becca a un prossimo video. Ah, un'altra cosa, ragazzi, prima di beccarci al prossimo video, iscrivetevi, commentate, supportatemi con un like o un dislike, non me ne importa una mazza, sinceramente. E nulla. Nel frattempo io vado a mettere i tappeti, perché qua ho tolto i tappeti per poter lavare. Non l'ho messo qua in stanza se non fanno più polvere del dovuto. E noi ci salutiamo qua. Vi auguro di nuovo una buona domenica e una bella buona giornata, anche se non so dalle vostre parti se è nuvoloso o meno, se piove o fa bella giornata. E buona vita a tutte. Per oggi è tutto e a presto. Ciao. Ciao 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 ciao.